Allora, la parola al nostro consigliere, avvocato Emanuele Gironi. Allora, un ringraziamento agli amici che sono venuti qui questa sera. Noi siamo onorati della presenza di tutti voi. Siamo onorati della presenza di coloro i quali hanno deciso di sacrificare un po' di tempo ai loro affetti, alle loro famiglie, al loro lavoro per occuparsi delle questioni che sono relative alla nostra città. È un momento storico, la presenza del nostro segretario nazionale è per noi la dimostrazione che la politica è fatta anche di impegno, di sacrificio e anche di soddisfazione, e questo è un momento bellissimo, è un momento nel quale noi abbiamo riconsegnato la città agli elettori. Adesso spetta ai cittadini. Noi abbiamo fatto con gli altri consiglieri comunali di maggioranza il nostro, abbiamo cioè utilizzato gli strumenti che il legislatore ci metteva a disposizione, quelli di terminare lo scioglimento del Consiglio Comunale. Ovviamente la partita non è finita, ma è iniziata. Noi abbiamo bisogno in questo momento che la città di Colleferro si svegli da quel torpore che l'ha contraddistinta negli ultimi 21 anni, 22 anni per la precisione. Soltanto con il nostro voto noi possiamo cambiare le cose. Noi in questi anni abbiamo protestato, Fratello Arcangeli, abbiamo protestato vivamente, abbiamo manifestato per Luigi, abbiamo, Rocco Sofi, fatto delle battaglie all'interno della maggioranza, consigliere Del Prete e Antonio Rossi. Ma adesso dobbiamo esprimere un consenso elettorale che ci possa dare la possibilità di avere una nuova stagione per questa città. E questo dipende dagli elettori. Noi lo abbiamo detto tante volte, lo dico forse il mio segretario nazionale, il mio segretario regionale Salvatore Toddi, che è venuto anche lui, e ringrazio, si arrabbieranno. Noi non chiediamo tessere a nessuno, noi chiediamo che le persone partecipino, che si impegnino per il cambiamento di questa città. Le tessere verranno dopo, se uno vorrà iscriversi all'Italia dei Valori, noi siamo felici. Con Maurizio De Brusco abbiamo dato un nostro contributo al cambiamento della città. Io credo che a Colleferro ci sia bisogno di uomini dell'Italia dei Valori. Ci siamo caratterizzati in questi anni per alcune battaglie fondamentali che ci sono costate anche in termini di ordine personale, non soltanto per la denuncia che fortunatamente dalla Procura della Repubblica poi è stata archiviata, per essere saliti sopra il tetto del comune per protestare, per esprimere una nostra idea, che è quella del basta immondezza. Perché, caro Ignazio, questa è una città nella quale chi ha governato ha pensato di sostituire all'economia industriale l'economia dell'immondizia. Noi vogliamo che i nostri figli abbiano in questa città un futuro, e questo futuro noi lo possiamo avere soltanto nel momento in cui noi accantoniamo questa economia dell'immondizia per gestire la città in una maniera diversa, perché la discarica, il termovalorizzatore non possono né da un punto di vista occupazionale né da un punto di vista ambientale rappresentare per la nostra città un futuro. Vedete, chi è che deve insidiare delle attività nocive che hanno un impatto ambientale? C'era qua Pisaniello che viene da Taranto, decide di farla a Colleferro. Cioè, tutte le attività buone, tutte quante le industrie che non hanno impatto ambientale, l'ospedale, ex assessore Sandroni, che non determina un danno per la salute, le smantellano, le industrie le smantellano, quelle buone, e rimangono soltanto le industrie che nessun altro vuole. Questo deve cambiare, e può cambiare soltanto se ci sono delle persone in grado, con la loro forza, con la loro capacità, anche disposti a, come diceva Rutelli, a stare a acqua cicoria, a pane cicoria, a resistere. Noi abbiamo fatto l'opposizione per Luigi,
per 10 anni, potevamo apparecchiarci anche noi con tutto questo ben di Dio, la discarica che produce 5 milioni di euro di ristoro ambientale, con i quali si è comprato il consenso in questa città, nella quale si è azzerata tutta la classe dirigente di questa città, tutti quanti coloro che dovevano determinare un senso di ribellione a questo sistema, con gli incarichi da avvocato, da architetto, da mamma santissima, eccetera, eccetera, hanno azzerato, hanno addormito completamente le nostre coscienze. Noi siamo rimasti da soli a combattere questa battaglia. Siamo rimasti nella convinzione che questo tipo di situazione si potesse cambiare. Ora, io ho un sentimento di personale gratitudine nei confronti dei consiglieri comunali di maggioranza che potevano, anche facendo un comodo loro personale, rimanere al calduccio, gestire il loro orticello, ma hanno fatto con noi questo passaggio in modo da consentire alla città di poter sfruttare una opportunità. Vedete, in questi anni noi abbiamo assistito a prevalere di interessi privati ad interessi pubblici, e noi uomini dell'Italia dei Valori ci siamo impegnati per un cambiamento. Non so se ricorderete la questione della farmacia, 24 assunzioni sotto la campagna elettorale senza nessun tipo di concorso. Si affisse in città un manifesto nel quale si invitavano i nostri ragazzi, i nostri figli, i nostri parenti a presentare il curriculum, e poi con l'amico Maurizio Del Brusco scoprimmo che avevano assunto tutti quanti i figli, i parenti della classe dirigente di questa città. Che senso di ribellione può nascere in noi nel momento in cui abbiamo visto questo? A noi è costato questo, è costato perché io sono stato avvicinato da alcuni papà di queste persone che a seguito del nostro manifesto poi hanno perso il posto di lavoro, dicendomi che in sostanza questo tipo di situazione aveva determinato il fatto che loro non sapevano come gestire la famiglia, perché nella speranza, insomma, che questo posto di lavoro diventasse definitivo avevano comprato la macchina, avevano da pagare la finanziaria, eccetera, eccetera. Ma io ho pensato ai migliaia di ragazzi ai quali questa opportunità non è stata data, a questi poveri ragazzi i quali avevano la possibilità di poter accedere a un concorso pubblico e invece sono stati favoriti a favore di 24 persone a chiamata diretta. Questo ha dato la forza a me e il consigliere Maurizio. Noi abbiamo combattuto delle battaglie poi sulla questione delle varianti al piano regolatore. In questo anno un gruppo imprenditoriale ha considerato il comune di Colleferro come se fosse un bancomat. Nel momento in cui aveva bisogno di liquidità arrivava e chiedeva l'acquisto della farmacia, 2 milioni e mezzo per acquistare i locali, 2 milioni di euro per acquistare i locali della farmacia. Dopodiché, non contento, quel gruppo imprenditoriale ha chiesto che venisse acquistata la sede dei vigili del fuoco, altri dei vigili urbani, altri 2 milioni e mezzo di euro. Cioè, non soltanto hanno chiesto e preteso che venisse cambiata la destinazione urbanistica di questo terreno per costruirci sopra, ma non contenti di questo hanno chiesto che poi la collettività, noi, comprassimo quegli stessi immobili. Vedete, un altro errore, io credo che noi dobbiamo cambiare sistema. Un altro errore è stato quello là dell'aria nuova della quale parlava l'amico Adolfo Quinti. Si è pensato che lo SLOI potesse rappresentare una soluzione da un punto di vista occupazionale, perché chi ci ha amministrato si è lamentato di non aver potuto realizzare alcuni progetti relativi all'università, relativi al porta a porta. Ma vedete, se una persona non è stata capace di realizzare in 8 anni e mezzo quello, come può pretendere di realizzare questo che non ha fatto in 8 anni e mezzo in un altro anno e mezzo? Queste persone hanno ritenuto che questo tipo di situazione, il commissariamento, rappresentasse un danno per la città.
non è un danno, perché è una salvezza, perché il commissario prefettizio sta facendo né più né meno quello che sta facendo il vecchio sindaco del comune di Colleferro, cioè l'ordinaria amministrazione. Cioè in questa città non si amministrava, non c'erano progetti, c'era soltanto una gestione ordinaria di ordinaria amministrazione. Questo tipo di situazione è una situazione che non può più andare. Noi abbiamo bisogno in questa città di persone per bene. Noi pensiamo che gli uomini dell'Italia dei Valori siano fatti, gli uomini dell'Italia dei Valori siano persone che abbiano dimostrato in questi anni coerenza, siano rifugiti dalle prebende che in questa città venivano distribuite, siano uomini che hanno messo le loro competenze. Noi non siamo, né io né Maurizio, dei professionisti della politica. Sacrifichiamo il nostro tempo, lo togliamo anche con sacrificio, perché ci sentiamo in colpa molto spesso, perché lo togliamo ai nostri clienti, ai nostri figli. Ma noi abbiamo un interesse, che è quello di poter far vivere i nostri figli ancora in questa città. Io da un punto di vista egoistico vorrei che i miei figli rimanessero in questa città per sempre, anche appunto perché vorrei, dal punto di vista egoistico, che loro mi assistessero quando ne avrò bisogno. Ma da un punto di vista logico, se la situazione non cambia, io spero che loro se ne vadano, perché in questi anni sono state approvate esclusivamente delle scelte che hanno avuto, da un punto di vista ambientale, un effetto devastante sul futuro della città. Diceva benissimo il nostro presidente del circolo, questa situazione ci ha bruciato il futuro, ha bruciato le nostre possibilità. Soltanto nel momento in cui c'è un sentimento di ribellione che ci ha portato sui tetti. Vedete, io personalmente ho tutti i punti sulla patente, ma sono stato iscritto nel libro Criminis perché ho cercato di professare insieme a Maurizio, insieme a Perluigi, insieme a consigliere PD del Stendardo, che non era presente ma comunque condivideva la nostra battaglia, insieme a Claudio Gessi. Abbiamo cercato di svegliare la coscienza dei cittadini, perché questo è il nostro compito. Chi è classe dirigente deve cercare di svegliare la coscienza. Ma noi adesso abbiamo bisogno di fare una lista, abbiamo bisogno di uomini, abbiamo bisogno delle persone che aderiscono all'Italia dei Valori per dare concretezza alle nostre idee, perché noi siamo una garanzia di una possibilità di cambiamento, di una speranza, che soltanto con il vostro voto, con il vostro consenso. Ma il vostro voto, il vostro consenso non basta, c'è bisogno della militanza, c'è bisogno dell'impegno. Noi vi chiediamo, da oggi fino al 10 di maggio, di impegnarvi con i vostri amici, con i vostri conoscenti, e perché no, a metterci la faccia, come dice il consigliere del prete, il mio amico consigliere del prete, a metterci la faccia, a impegnarvi in questa città, perché soltanto così noi possiamo dare una testimonianza di cambiamento. Allora, noi, bravo il prete, bravo anche del prete. Io personalmente ho Mario del prete, nei confronti di Rocco Soglia, un sentimento di gratitudine, perché se non fosse per loro sarebbero arrivati alla fine del mandato gestendo l'ufficio tecnico, gestendo i contributi per i costi, per il sociale, gestendo il potere, gestendo gli scrutatori. Noi abbiamo chiesto che queste elezioni gli scrutatori vengano scelti con l'estrazione, perché non è possibile questo tipo di sistema secondo il quale chi è consigliere comunale sceglie lo scrutatore. Questo è un sistema che non può più andare. Noi abbiamo chiesto con il consigliere Del Brusco espressamente al commissario prefettizio che si utilizzi il sistema del sorteggio. Quindi io adesso passo all'amico Maurizio del Brusco, che ci dirà insomma alcuni aspetti di ordine pratico. Lui si è occupato e io gliene sono grato. Ha fatto prima riferimento Pierluigi, lui è molto bravo nei bilanci, ci ha consentito di presentare 50-60 emendamenti ogni volta in Consiglio Comunale. Noi abbiamo utilizzato anche questo strumento innovativo di Facebook del bilancio partecipato, chiedendo ai cittadini di poter dare un contributo. Ce l'hanno bocciati tutti i nostri emendamenti sono stati bruciati. E un'ultima parola, io vi prego,
vi prego, non credete alle lacrime del coccodrillo. Quella persona piange perché si sente in colpa per aver devastato la nostra città. Non è dispiaciuto per il fatto che se n'è andato a casa, è dispiaciuto per il fatto che lui ha fallito il cambiamento della nostra città. Io vi invito ad adesso ad impegnarvi con l'Italia dei Valori, a dare forza agli uomini dell'Italia dei Valori. Grazie.